Eccoci qua, Boker Tov, Boker Or, che Zchut HaShiur, Zchut Kol HaTzadikim, Be'ezrat Hashem, che HaKadosh Baruch Hu porti pace, serenità in Eretz Israel, in tutto il mondo, Refuah Shlema, Shlema, Shlema Umshlemet a tutti i feriti di questi atroci attentati terroristici che Eretz Israel sta subendo, veramente, Refuah Shlema le Daniel Bellia, e mi tocco col Cholam Cha Israel, solo buone cose, Bezrat Hashem, amen, 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 Kiriratzon, Zchut questo Shiur, Zchut Kol HaShiurim, Zchut HaTorah, Zchut HaTzadikim, amen, Kiriratzon. Allora, mi lancio subito sul Ayom Yom. Allora, l'Ayom Yom 27 di Adar. Allora, l'Ayom Yom di oggi ci riporta alla morte dei figli di Aaron, che avevamo visto settimana scorsa, se vi ricordate. Allora, qual era il peccato dei figli di Aaron per i quali sono stati consumati, diciamo, da Kadosh Baruch Hu, questo filo di fuoco che è entrato nelle narici, come avevamo studiato a suo tempo? Allora, allora riporta che dalle Sichot di suo padre è scritto che, allora, è scritto letteralmente, avevano presentato un'offerta, ma questa offerta, se si guarda il passo, cioè letteralmente le parole, non era che avevano presentato un'offerta, ma che si erano avvicinati. Che comunque anche lì, karev in ebraico è dalla parola corbana, anche no? Avvicinarsi come corbana offerta. Alla presenza di Hashem e sono morti. Questo letteralmente, pardon, quello che è scritto nel passo. Allora, in realtà ci spiega cos'è questo avvicinarsi, che è lo stesso senso di korban, offerta. Che, allora, c'è un concetto nella Hasidut che si chiama razzò e shor. Allora, il concetto di razzò è una tendenza a elevarsi spiritualmente per unirsi ad HaKadosh Baruch Hu, dove il corpo e la vita mondana sono avvertiti solo come un impedimento. Ok? Dunque, questa volontà assoluta di avvicinarsi e unirsi totalmente a Kadosh Baruch Hu. Il Shov, però, è il ritorno. Ok? Dunque, c'è questo elevamento spirituale altissimo, però, necessita del Shov, del tornare. Perché questi livelli di elevazione sono livelli che non fanno parte di questo mondo. E vivendo in questo mondo materiale, come l'abbiamo visto e spiegato più volte, bisogna usare la materialità e innalzare la materialità e la spiritualità, non elevarsi totalmente e non considerarla del tutto. La verità dunque è che quando ci si presenta, come dicevo, davanti a Hashem, bisogna essere puliti e puri. E la vicinanza ad Hashem, questo razzò, deve concretizzarsi con le azioni di fatto. Ok? Come abbiamo spiegato. Allora, quello che è ai livelli più alti discende nelle più basse profondità. Dunque, razzò senza shov significa morte. Cioè, questa elevazione totale, però senza ritorno, in realtà è morte. Dunque, più avanti Hashem comanda Mosè, allora in Vaikra 16:2, di parlare a Aaron. E allora, quando se notiamo le lettere del nome Aaron, sono quelle della parola Nir'e, visibile, che nei termini della, diciamo, facoltà dell'anima si riferisce all'intelletto. Dunque, cos'è che Mosè deve dire a Aaron? Che per entrare nel Kodesh, entrare nel santo, cioè nell'area sacra, lui che è Kohen Gadol, persino all'interno della cortina, cioè cabalisticamente parlando, nello stato anteriore allo Tzimtzum, questa contrazione di cui abbiamo tanto parlato nel Tanya, che cela appunto l'infinitezza divina, deve sapere che cosa? Uno, che sull'arca, dunque nell'Aron, le stesse lettere dunque di Nir'e, arca, Aaron, e c'è il Kaporet, che è la copertura, ok? Che cosa rappresenta questa copertura? Un'intenzione interiore
di nascondere, espressa da quale parole? Da il volto della capore. Infatti è scritto, cioè, che termine si usa a proposito della capore? Il volto della capore, perché questo volto, il volto rappresenta l'aspetto interiore. Per questa ragione, dice, non deve morire, cioè non deve fermarsi al razzò, cioè la sola entrata, la sola elevazione, per quanto altissima possa essere, poiché io apparirò in una nube sul Kaporet, dice Hashem. Dunque, dov'è che troviamo Hashem? È nel lato interiore, nella Kaporet, nell'aspetto interiore della Kaporet, cioè lo scopo interiore del primo Tzimtzum è la rivelazione. Dunque, la parola che introduce tutto questo concetto è Ve'al, Ve'al e non dovrà. Non dovrà entrare. Dunque, questa è un'espressione di negazione, indica il totale annullamento di sé, come diceva anche Rivka prima sul Hametz, che non solo appunto fisicamente, materialmente dobbiamo eliminarlo da ogni oggetto, dalla casa, eccetera, ma anche totale annullamento di sé, cioè il bitul, che deve essere sì totale, e facendo ciò che la Chassidut richiede e non quello che l'intelletto suggerisce. E solo allora potrà entrare nel Kodesh, entrare nel Santo. Dunque oggi abbiamo un Ayom Yom lungo, profondo, dove ci spiega questi concetti molto importanti, cabalistici, del Razzò e del Shov, che sì, il Razzò, ma attenzione, deve avere anche il Shov, che è molto importante, perché se no, appunto, si arriva alla morte, Dio non voglia. Passiamo velocemente al Humash. Oggi abbiamo solo qualche psukim, da 24 a 28 incluso. Allora, quarta chiamata, ok? Se quando non è l'anno esistire come adesso, allora sarebbe solo la seconda chiamata, però appunto adesso è Revi. Ok, Revi'i, dunque quarta chiamata, Chumash Vayikra, Parashat Tazria, capitolo 13, passo 24. Allora, siamo sempre alla Tzara'at, come vi ricordate, nel dettaglio, come è considerata, chi la deve considerare, chi dà, diciamo, la conferma che la persona è colpita da Tzara'at o meno, è solo il Kohen, e questo poi Brineder approfondiremo domani sera. E adesso arriviamo alla Tzara'at sopra-un'ustione, ok? Dunque, quando una persona ha sulla pelle del suo corpo un ustione da fuoco e la pelle guarita dall'ustione diventi una macchia lucida, rossastra o bianca, il Kohen lo esaminerà. Adesso, se la peluria della macchia lucida è diventata bianca e questa la fa sembrare incavata rispetto alla pelle circostante, si tratta di una Tzara'at che si è sviluppata sull'ustione e in questo caso Cohen lo dovrà dichiarare. E questa è una lesione da Tzara'at. Ma se Cohen esaminerà e in essa non vi è peluria bianca, non sembra incavata rispetto alla pelle circostante ed è opaca, allora il Cohen lo metterà in isolamento per 7 giorni. Il settimo giorno Cohen lo esaminerà. Se la macchia si sarà estesa sulla pelle, allora lo dichiarerà impuro, dunque perché sì, e sarà. Se invece la macchia lucida rimane stabile, senza appunto estendersi sulla pelle, ed è opaca, si tratta di una chiazza dell'ustione e il Cohen lo dichiarerà puro in questo caso, poiché è solo una cicatrice della scottatura. Vediamolo dentro, tutti insieme il primo pasuk. Allora, da 24. Allora, Ovassà. O Bashar, Ieveoro, che ieie davo, Michvat Esh, Michvat Esh, Vehaita Michiata Michva, Behaita, Michiata, Hamikva, Baheret Levana, Bahet Levana, o Levana Adam Damet, Levana, Adam Tam, Damet o Levana. Olevana. Ok, allora qui abbiamo solo un Rashi che ci dice la parte guarita, dunque la scottatura,
In lingua locale, cioè francese antico, senmo. Dunque, il pasuk significa, spiega che quando l'ascoltatore è guarita, si è mutata in una macchia screziata o bianca uniforme. Allora, adesso, sempre Rashi ci spiega che i segni dell'impurità di un'ascoltatura e quelli di un'ulcera sono identici. Perché dunque vediamo che li ha distinti? Infatti vedete che l'iter è lo stesso, come abbiamo studiato ieri. Perché? Per affermare che non devono essere uniti l'uno all'altro. Così, se si è sviluppata una macchia equivalente alla metà di un gheris, allora cosa è un gheris? È una sorta di pisello, di fagiolo. Un gheris equivale alla dimensione minima che una macchia deve possedere per poter essere sintomo della lepra. Allora, appunto, se si è sviluppata una macchia equivalente a questa minima misura, un gheris, non c'era una macchia equivalente a un'altra metà in un'ascoltatura, non la si deve valutare come un gris intero. Ok, questo è quello che Rashi ci dice, vediamolo sul testo. Michiata michva, san ment, sen mo, come vi ho detto in francese antico. Shechaita michva, Rashi 24, nehefra levaheret petucha o levana chelka, vesimane michva, vesimane shchin shavim hen, velama chelka nakat. לומר שאין מצטרפים זה עם זה. נולד חצי גריס בשכין, וחצי גריס במחווה, לא ידענו כגריס. מתה אינו אונו. אוקיי, לגו ולוצ'מנטה דה 25 ו-28, וראה אותה כהן, והנה נהפך שיער לבן בבהרת, ומראה עמוק מן האור, צרעתי במחווה, פרחה, ותימא אותו הכהן נגד צרעתי. ואם יראין הכהן, והנה אין בבהרת שיער לבן, ושפלה איננה מן האור, ויחיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. וראו הכהן ביום השביעי, אם פסו תפסה באור, ותימא הכהן אותו נגע צרת היא, ונטה אותו אולטימו, ואם תחתיה תעמוד בהם, לא פסתה באור, ויחיה את המחווהי, ותיהרו הכהן כי צרבת. המחווה היא. אביום פאטו טוטו לחומש דיון. עשיימו בלוצ'מנטה. פנטסטיקה. Passiamo velocemente a Altania. Allora, Altania, siamo al 27. Abbiamo un nuovo pere, ok? Abbiamo il capitolo 39, ok? Ho fatto di proposito veloce anche Humash, così possiamo, visto che Altania è un attimino più lungo. Allora, sapete che quando metto l'accento su una cosa, poi... voilà. Allora, comunque... Ok, abbiamo fatto tutto, era breve proprio oggi, Baruch Hashem. Allora, capitolo 39, pagina 102, vedete in mezzo scritto Perek Lamedtet, Umipne. Pneze gamken nikraim amarachim eshem chayot. Allora, abbiamo parlato ieri della Kavanah, ok? Dei diversi tipi di Kavanah. E oggi passiamo e dell'amore latente che abbiamo nel cuore, tutti noi, ereditato dai nostri patriarchi, e grazie al quale si può arrivare al minimo di Kavanah dovuto e richiesto. Ok, allora, Perek Lamedtet 39, allora, per questo motivo anche gli angeli sono chiamati Chayot, animali, e Behemot, mandrie, no? Due termini per definire gli animali. Dunque, animali, mantri, chayot e behemot. Come è scritto, dove in Yeheskel 1.10, avevano una faccia di leone a destra, una faccia di toro a sinistra, no? Questa nella visione di Yeheskel. Allora, poiché essi non hanno libero arbitrio, perché attenzione, gli angeli, a differenza di noi umani, che abbiamo un libero arbitrio, che ci distingue dagli angeli, e loro non l'hanno. E il timore e amore di Hashem sono, nel caso degli angeli, istinti naturali, come poi precisato nella Raya a proposito della Parashat Pinchas. Dunque, il rango dei tzadikim è superiore a loro. Infatti, il posto riservato per le anime dei tzadikim è nel mondo della creazione, mentre il posto destinato agli angeli nel mondo della Yetzirah, della formazione.
Dunque, per quanto gli angeli non hanno libero arbitrio e sono, dunque, non possono commettere nessun peccato, eccetera, eccetera, sono a un livello comunque inferiore del Tzaddik. Allora, cosa ci spiega la nota? Che si riferisce agli angeli normali. Ci sono però anche degli angeli di grado più elevato che stanno nel mondo della creazione e servono Hashem con timore e amore intelligenti, come sempre spiegato nel Raya Mem. Dunque, cioè, ci sono due generi di Chayot, Kedoshot, comunque di angeli Chayot, a livello di Chayot, quelli istintivi e quelli intelligenti. Poi vabbè, poi è spiegato nelle tre. Dunque, la differenza fra questi e quelli consiste nel fatto che nel mondo della formazione splendono soltanto le midot di HaKadosh Baruch Hu, Ensof, e che sono l'amore per Hashem, la riverenza e il timore. Cioè sei sfirot hanno il loro nido nel mondo della formazione. Perciò questo servizio perenne, no, che vediamo degli angeli, perché sappiamo che gli angeli non riposano né giorno né notte, ma ininterrottamente lodono Hashem, consiste nel mantenersi nella riverenza e nel timore. E questo riguarda tutte le schiere di Gavriel, l'angelo Gavriel, che l'angelo Gavriel sono le schiere di sinistra, mentre il servizio delle schiere di Michael, dell'angelo Michael, è che è con amore, perché Gavriel è Gvura, e invece Michael è Ahava, dunque a destra. Ma nel mondo della creazione splendono Chochma, Bina e Dat, Chabad, di Ensof, che sono la sorgente delle midot. Come sappiamo, sono alla sorgente di tutte le midot, sono chiamate la madre, la radice, madre suprema, no? Questo modo di chiamare, altro modo di chiamare la Bina, per esempio, si chiama anche madre suprema la Bina. E ha nei termini cabalistici. E al suo nido in queste tre sfirot, cioè nel grembo che è nel mondo della creazione. Dunque, la dimora delle anime dei tzaddikim, che servono Hashem con amore e timore, derivanti dalla comprensione e dalla conoscenza della grandezza di Ein Sof, che è dunque il più alto livello. Infatti, questo amore dei tzaddikim è chiamato Re'utà Delibà, desiderio del cuore. E questo desiderio del cuore diviene una veste per l'anima nel mondo della creazione, che costituisce a sua volta il supremo giardino dell'Eden, perché sapete che c'è Gan Eden Ha'Elyon, Gan Eden supremo e Gan Eden Tachton, Gan Eden invece inferiore. Tutti questi concetti cabalistici. Oggi avremmo dovuto avere un'ora solo per il Tanya, vabbè, però ci accontentiamo. Ok, questo si riferisce specificamente alle Neshamot, attenzione, che derivano dalla mente suprema di Ein Sof. Per quanto invece riguarda il Ruach, perché abbiamo Nefesh, Ruach, Neshama. Allora, quello che abbiamo spiegato si riferisce alle Neshamot, questo altissimo livello. Però per quanto riguarda, dei Tzadikim sempre stiamo parlando, quanto riguarda invece il Ruach, okay, che è il secondo livello, e così pure tutte le altre anime dei Bnei Israel che hanno servito Hashem con timore e amore latenti nel cuore di ogni ebreo, questi non salgono fino a questo altissimo livello. Però c'è un'eccezione. Quando è che sì, si può salire e si sale a questo livello altissimo? Di Shabbat, dunque nel Shabbatot, e nei noviluni, in virtù appunto della colonna che si eleva dal giardino dell'Eden. Quale giardino dell'Eden? Attenzione, in questo caso inferiore, dall'inferiore si eleva a quello superiore, cioè al mondo della creazione, che infatti è chiamato anche giardino dell'Eden superiore, Gan Eden Elyon.
Perché viene chiamato così? Perché in questo mondo, questo pianeta superiore, ci si diletta di Hashem, c'è cioè questo piacere nella della Shekinah, della presenza divina, e dunque si ha gioia dello splendore della Shekinah. Infatti, l'intelletto di ogni essere creato non può avere gioia e piacere se non da ciò che concepisce, comprende, conosce e afferra con la propria mente e il proprio intelletto, per quanto è possibile comprendere e afferrare, ovviamente, la luce di Ein Sof, in virtù dell'irraggiarsi, chiamiamolo così, della benedetta saggezza e comprensione nel mondo della creazione. Dunque, cosa ci dice qua? Che quando si parla di Gan Eden, dunque di paradiso letteralmente, così però noi chiamiamolo Gan Eden, che è altro, cos'è il piacere delle anime? Di godere di Hashem. E ci spiega che non c'è godimento più alto, okay, più eccelso di quello di una mente che afferra, comprende, per quanto possibile ovviamente, la luce di Ein Sof, intellettualmente. Per ciò che riguarda il motivo per cui queste anime si meritano di salire più in alto degli angeli, come abbiamo detto prima, queste anime dei tzadikim che meritano di salire ancora più di dove si trovano gli angeli, dunque, anche se il loro servizio non è stato compiuto con nulla più del timore e dell'amore naturali, è comunque in grazia del loro timore ed amore che fu soggiogata la Sitra Achra, che si era vestita del proprio corpo. Perché cos'è lo scopo ultimo, sappiamo, di HaKadosh Baruch Hu? È di soggiogare la Sitra Achra, dunque le forze opposte al bene. E com'è che si arriva? Solo se si ha quel minimo di timore e di amore verso Hashem. E dunque facendo ciò, soggiogando la Sitra Achra, si adempie alla volontà divina di Hashem. Questo tanto nel campo del surmerà, del scostarsi dal male, con il reprimere, estirpare, diciamo, le passioni, quanto in quello del assetov, di fare del bene. Dunque, siccome appunto, a proposito, torniamo al libero arbitrio, avevano la facoltà di scegliere il male, Dio ci guardi, però hanno scelto il bene per soggiogare la sitrata e diffondere così la gloria di Hashem, allora, dunque, anche si merita, ecco il perché del merito. Tutto ciò ha a che fare con la dimora delle anime e il posto che occupano. Ma la Torah che hanno studiato e il servizio che hanno reso ad Hashem vengono effettivamente assorbiti dalle 10 sfirot che appartengono alla divinità, e con le quali la luce Ein Sof, di Ein Sof Baruch Hu, si unisce in un'unione perfetta. E quando parliamo di 10 sfirot, precisamente 10 sfirot della creazione. Quando si tratta di amore e timore intelligenti, cioè che derivano dall'intelletto, e nelle 10 sfirot comunque della formazione, quando si tratta invece di timore e amore naturale, ok? Di esse si vestono le 10 sfirot del mondo più alto in assoluto, che è il mondo dell'Azilut, il mondo dell'emanazione, e si uniscono completamente ad esse. Sono le 10 sfirot dell'emanazione, sono completamente unite con colui che le emana, cioè Ein Sof Baruch Hu. Dunque le anime, invece, attenzione, non vengono assorbite dalla divinità delle 10 sfirot, ma hanno il loro posto nelle Hechalot, chiamiamoli scrigni, e nelle loro dimore nel mondo della creazione o della formazione, ossia della luce di Ein Sof, che si unisce alle 10 sfirot della creazione e della formazione. E questo cos'è? Null'altro che lo splendore della Torah che hanno studiato e dei servizi che hanno reso tramite le mitzvot. E conclude per oggi e dice: poiché
il premio per un precetto, il premio per una mitzvah è la mitzvah stessa, come riportato nella Mishnah di Avot 4.2. Allora, questo oggi, veramente, come vi ho detto, avremo bisogno di un'ora solo per il Tanya, perché oggi abbiamo parlato di diversi concetti altissimi, bellissimi, profondissimi. Allora, leggiamo solo insieme la pagina 102, cioè l'ultimo pezzo. Allora, Perek Lamente, Mipneze Gamken Nikraim Hamalachim Beshem Chayot Ubehemot. Dunque, come abbiamo visto, gli angeli vengono chiamati o Chayot o Behemot, ci sono questi due livelli. Che Dichtiv, come riportato nella visione di Ezechiel, Upne Arie e la Yamin, Uve Gomer, Upne Shorme Asmol, Uve Gomer, Lifneshe e Nambale Befira. Dunque, perché vengono in realtà paragonati agli animali, a Chayot e Behemot, gli angeli? Proprio per il fatto che non hanno, come ho spiegato prima, libero arbitrio, come l'animale che non ha libero arbitrio. Viratam veavatam itiv itlahem, Moshe katu verayam hem na parashat Pinchas. Velachen malat atzadikim dolame, ki mador neshamot atzadikim beulam abriya, mador amalachim beulam yetzira. E dunque vediamo che i tzadikim, le neshamot dei tzadikim, si trovano nel mondo della Bria, invece loro della Yetzirah, dunque il tzadikim a un altro livello, giusto per fare qualche parola anche sul testo. E poi ognuna completa durante la giornata. Arriviamo al Tehillim. E oggi, che Tehillim abbiamo, ragazze? Abbiamo me. Quindi oggi ne abbiamo 27 di Adar Sheni e si va dal Perek 120 al 134. Ok, allora abbiamo diversi prachim oggi, bellissimi, uno più dell'altro. Però il Perek 120, che le stiamo leggendo da un bel po' tutti i giorni, lo leggiamo insieme, 20, 21 e 22 leggiamo insieme oggi. Okay. Vai René, Shir HaMa'alot. Shira Ma'alot, El Adonai Bazzarta, Li Karachi Ve Yanini. Yanini. Adonai Hatzila Nafshi Me Mishpat Sheker. Melashon Remia. 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 Maiten Lecha, Umayosifla. La genre mia. Hatsi Gibor, Shenunim, Im, Gahali, Rahamim. Retamim. Im Gahale, Retamim. Oyali, Bi Garti, Meshech, Shahanti, Im, Ahali, Kedar. Kedar. Rabat, Shechena, la nafshi em shone shalom. Ani shalom ve ki hadaber ima. Ema la milchama. E vai Rode! Fantastica! Brava! Vai Rode! Vai adesso Francesca! Ora. Shir Lamalot, Essa Enai El Earim, Me Ain Yavo Ezri, Ezri Meim Adonai, Ose Shamaim Vaarez, Al Iten Lamot Raglecha, Al Yanum Shomrecha, Inne Lo Yanum Velo Ishan, Shomer Israel, Adonai Shomerecha, Adonai Tzilecha Ayad Yeminecha, Yomam Ashemesh Lo Yachecha, Veyareach Balaila, Adonai Ishmorcha Michor Ra, Ishmor Et Nafshecha, Adonai Ishmor Seteka Uvoecha, Me'ata Be'adolam. Rezua Shelema, Samuele Ben Francesca. Donata, mi sono emozionata, Francesca. Ma perché lo so a memoria. Quando penso che
gli inizi che abbiamo fatto insieme. Perché fantastico. Lo so a memoria, eh? No, non importa perché e per cosa. Vai bravissima. Rivka, ci fai anche tu qualcosa? Dai! Io tento sempre la mia chance. Voilà, va bene, vado io per il 122. Shir Hamalot le David. Tamachti beomrim li bet Adonai nelech. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדה, ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל, להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. Allora, oggi, come ha detto bene René, abbiamo fino a, pardon, 134. Fino a 134 incluso, e ce ne sono tanti, bellissimi anche i prachim di oggi, però devo, allora, mi fermo però qua oggi, allora, ognuna poi completa Bezrat Hashem fino a 134, più i propri teinim, e torno a 120 per Sputarabi Menech HaMashiach, Yagen Alai, Valkol Oavai, Valkol Mishe Beshem Yisrael Echune, Valkol Oavei Vetomche Yisrael. Tutte insieme, piano, adesso leggo piano così facciamo tutte insieme, vi voglio sentire. Shir Hamalot. Shir Hamalot. Adonai. Adonai. Batsarata. Batsarata. Likarati. Likarati. Vaya Aneni. Vaya Aneni. Adonai. 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 Hatzila Nafshi. Hatzila Nafshi. Mi sfat sheker. Mi sfat sheker. Mi s. Mi sfat sheker. Mi sfat sheker. Mi lashon remia. Mi lashon remia. Mai ten lecha. Mai ten lecha. Uma yosif lach. Uma yosif lach. Lashon remia. Lashon remia. Chitze gibor. E si gibor nunim nunim im gahale gahale retamim retamim oyali oyali ki garki meshech shachanti shachanti im ahole im ahole kedar 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 Rabat, Rabat, Shachna, Shachna, La, La, Nafshi, Nafshi, Im Sone Shalom, Im Sone Shalom, Ani Shalom, Ani Shalom, Vechi Adaber, Vechi Adaber, Hema, 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 La Milchama. E vai Rivka, un po' ti abbiamo sentita, ma brava. 122. Sputa rabanita zitkanita genalai val collo avai val col mishe beshem israel yechume. Leggiamo insieme anche quella della rabanita oggi. Shir hamalot li David. Shir hamalot li David. Samachti. 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 Beomrim. Beomrim. Bet Adonai. Bet Adonai. Nelech. Omdot hayu ragleinu. Omdot hayu ragleinu. Bish araich. Bish araich. Yerushalayim. Yerushalayim. Io godo nel sentire la ain di René. Yerushalayim habnuya. Yerushalayim habnuya. Che ir
Tehubera la. Tehubera la. Yahda. Yahda. Shesham alu shevatim. Shesham alu shevatim. Shivteyah. Alors, Shivteyah. Edut le Israel. Edut le Israel. Le hodot. Le hodot. E Shem Adonai. Le Shem Adonai. Chi shama? Chi shama? Yashvu chisot. Yashvu chisot. Le mishpat. Le mishpat. Chisot le Beit David. Chisot le Beit David. Sha'alu shlom Yerushalayim. Sha'alu shlom Yerushalayim. Ishlayu. 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 Ishlayu, Ohavaich, Ohavaich, Yehi Shalom, Yehi Shalom, Bechilech, Bechilech, Salva, Salva, Bearmenotaich, Bearmenotaich, Ich, Lema'an, Lema'an, Achai Vere'ai, Achai Vere'ai, Adabra, Adna, Na, Shalom Bach, Shalom Bach, Lema'an, Lema'an, Bet Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Avaksha, Avaksha, Tov Lach, Tov Lach, bravi. E vai, ragazzi! Allora, l'ho fatto di proposito, meno... meno quelli che devo... Pardon, di oggi, però più concentrata su questi che diciamo tutti i giorni. No. Anche ho preso gusto a vedervi leggere così bene, una a una. Anche per chi è in pieno mestieri di Pesach, almeno anche ascoltandoci può ripetere e fare i Teilim. Ecco, detto ciò vi auguro una meravigliosa giornata, solo buone nuove per tutto Israele. Refuashle. A tutti i malati degli e delle malattie. Solo buone nuove per tutto Israele. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. A domani. A domani. Ciao, ciao. Ciao.